Buonasera, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Zona Franca in compagnia mia, due ospiti, entrambi della minoranza slovena. Tra poco vi spiegherò perché. Walter Bandek è presidente di una delle due confederazioni di riferimento e poi anche consigliere comunale a Gorizia. E poi insieme a me il primo cittadino Marco Pisani di Repe Morrupino. Spero che sia giusto, visto che è un po' curioso, mi caratterizza, dai, dico una cosa, ma. Siete un po' il paese che non c'è, potremmo soprannominare, visto i cartelli Fantasma. stradali non corretti. Io vi ho chiamati perché? Perché si sta tanto parlando in queste settimane di cosa vogliamo fare, di ste province, non province, capire cosa queste super province sarebbe già una cosa piacevole. E insomma, è un po' fare i conti senza le oste, perché la minoranza slovena nel territorio dell'ex provincia di Gorizia, di Trieste, comunque è un numero di non poco conto, perché se togliamo via il comune di Trieste incomincia ad essere numeri che pesano, e vorremmo capire da voi quali sono le posizioni. Proprio, ho chiamato voi due proprio perché uno ha più di area, diciamo, tendente al centro-sinistra, l'altro più di area al centro-destra, ma soprattutto rappresentate due aree diverse del territorio. Cominciamo, Walter, visto che tu sei di Gorizia, noi siamo un Falcone, cominciamo con il sindaco di Repe Pisani. Che idea avete? Allora, piccola correzione, sindaco di Monrupino Repentabor. Re, non Repen, beh, ma l'idea, un discorso lungo, cioè partendo dal punto di vista che un po' ho seguito in prima persona tutto l'iter, lo sviluppo delle unioni territoriali intercomunali, quindi avendo delle idee già chiare a suo tempo, che erano le proposte poi fatte anche dalla Slovenska Skupnost, e pur essendo un po' diversi come visione, devo dire che con l'amico Bandel facciamo tutte e due parte del partito della Slovenska Skupnost, la partenza era di proporre come partito alcune soluzioni differenti che poi sono diventate le unioni. Una, per esempio, era quella di prevedere un'unione territoriale che andasse a riunire un po' tutti i comuni che sono rappresentati dai 32 comuni dove è prevista, dove è previsto il bilinguismo, cioè la lingua slovena. E quindi un'unione che andrebbe da Muggia fino a Tarvisio. Un po' anche per le specificità di queste aree, che sono aree di confine, quindi aree con delle specificità particolari, con anche problematiche legate a questo tipo di posizione nella nostra regione. Un'altra proposta, che era anche secondo me molto plausibile, era il fatto di sviluppare, cioè di dare le province come erano, quindi avevamo degli enti già belli e pronti. Quindi con una struttura, con del personale e quant'altro, quindi di fare una riforma forte delle province, di fare delle province molto più operative e quindi lasciare la regione la parte legislativa, avere delle province operative, avere delle province che potrebbero avere anche dei servizi convenzionati, diciamo tra la provincia di Trieste e Gorizia. E quindi avere delle province che sono sul territorio e che possono dare risposte molto più immediate su quelle che sono poi le richieste del territorio. Ecco, questi erano i punti di partenza quando siamo partiti nel lontano 2012, o dimentico se non erano anche il 14, con queste unioni, però sono state due proposte che non sono andate avanti. Manda, a me viene un po' da ridere quando parliamo dell'area di Gorizia, perché a Gorizia non siete neanche riusciti a mettervi d'accordo per fare il ridisegnamento dei quartieri. Addirittura volevano fare i pezzi, mettere un quartiere insieme all'altro in base anche alle minoranze, chi era più da destra, chi era più friulano. Quindi ecco, qual è la posizione dell'area goriziana? No, giustamente, correttamente, il sindaco Pisani ha detto che siamo tutti e due della Slovenska Skupnost, pertanto non è che siamo di centro-sinistra, centro-destra, anzi abbiamo le nostre, come dire, origini, le nostre radici che sono la minoranza slovena e questo che ci porta in qualche maniera a evidenziare le nostre radici. La nostra posizione come consigliere comunale, ma non solo, anche
come presidente della Confederazione Nazionale Slovene. Sicuramente sappiamo bene che la problematica delle UTI ci ha fatto male, come è stata fatta anche in questi giorni, che vengono evidenziate o la città metropolitana oppure le fusioni da qualche sindaco oppure da qualche consigliere da parte del Monfalcone con Trieste, nel senso che è una distruzione della provincia di Gorizia, eccetera, eccetera, in qualche maniera ci portano delle problematiche non poco, nel senso, difficoltoso. A me fa un po' sorridere, perché per certi versi una delle cose che secondo me tutti i comuni minori dell'ex provincia di Trieste hanno festeggiato quel giorno era finalmente non dover discutere ogni volta con Trieste, che ovviamente faceva da padrona nel consiglio provinciale, che ben poco lasciava agli altri territori. Ecco, i comuni minori, secondo me, non vogliono né la città metropolitana né rifare la provincia di Trieste, perché sarebbe una fregatura per loro. Non so se sbaglio in questa interpretazione. Ma allora, innanzitutto dobbiamo chiarire che Trieste potrebbe già fare città metropolitana. Per il rotto della cuffia, e soprattutto adesso, perché fa qualche anno andrà sotto i 200.000, Però quindi. adesso potrebbe fare città metropolitana perché è previsto dalla legge e quindi non ci sarebbero problemi in questo senso qua. Noi siamo anche come la nostra provincia, cioè come comuni minori della provincia di Trieste, dall'esperienza dell'associazione Mare Carso, un'esperienza che secondo me, malgrado che non sia mai partita veramente come dovrebbe essere, è stata un'esperienza positiva. È un po' è quello che stiamo anche andando a cercare come dire, di riorganizzare in questo momento, quindi comuni minori associati, la città metropolitana o Trieste o chiamiamole come vogliamo, dall'altra parte, con poi dei servizi in convenzione. E tra le altre cose, ricordiamolo, allora, la città metropolitana, che era un progetto ancora di Fortuna Rossi, aveva un senso farlo 15 anni fa, quando dall'Europa arrivava vagonata di soldi, perché era la novità. Già quella di Venezia, abbiate pazienza, ma tutti i comuni al di là di Venezia, che se sta godendo, stanno piangendo. Quindi, onestamente, è superata anche questa idea, no? Ma diciamo che io, Cioè, non c'è più sinceramente, soldi. parlando personalmente, il concetto di città metropolitana piuttosto che area metropolitana piuttosto, non è ancora stata chiarita, quindi non ho mai capito effettivamente. Quello che ho capito un po' potrebbe essere il fatto di avere una città metropolitana con dei municipi, quindi non più comuni, passando tutto al consiglio comunale della città metropolitana, quindi sono alcune versioni. Ma secondo te Di Piazza ha capito veramente cos'è città metropolitana? Ma questa è una domanda da farlo a lui. Devo dire che noi, poi l'UTI Giuliana è anche una UTI un po' anomala nel contesto regionale, nel senso che siamo l'unica UTI dove siamo effettivamente riuniti tutti i sindaci. Devo dire che la parte positiva dell'UTI Giuliana è l'Assemblea dei Sindaci, dove c'è una collaborazione, indipendentemente poi dal punto di vista politico, tra i sindaci. Come si svilupperà adesso l'UTI? Cosa diventerà? Diventeranno dei cantoni, diventeranno delle super province, diventeranno, chiamiamole Land, secondo il modello austriaco o qualcos'altro, non so. Io spero solo che si vada passo dopo passo, che si faccia delle analisi, delle versioni per vedere come potrebbe funzionare poi questa nuova realtà. Perché devo dire, con l'esperienza dell'UTI, con tutto quello che abbiamo dato in questi anni, lavorando senza sapere dove e come si va avanti, è stato molto difficile, soprattutto per i comuni più piccoli. A parte lo sprint di Ziberna anomalo, perché insomma, per la prima volta abbiamo visto un Ziberna guidare il no, però vorrei capire per quale motivo, prima Trieste e poi dopo è arrivato Fontanini in ritardo in corsa a dire no a Gorizia che venga con noi per il Grande Friuli, perché l'Isontino non fa la sua proposta e dire fermo il Grande Isontino, per dirti, no? Questa la proposta è già stata fatta. Allora, magari mi collego a quel che è stato detto dal sindaco.
Allora, dobbiamo dire che l'UTI è una buffonata stata fatta dalla Serracchiani. Questo dobbiamo metterci in testa, in quanto facendo 18, 18 possiamo dire mini province, ci fa ridere, perché Beh, dall'altra però ti dico parte è una roba, stato. l'ha fatto 18 province, però dall'altro lato c'è il PD che spacca gli isontini in Ma due. La certamente, Lega lo insomma. vuole direttamente annientare, quindi ben messi siamo, voglio dire. Certamente, ma non significa che la provincia di Udine, siccome è stata spaccata in 14 UTI, la facciamo 14 province, no? Nel senso che volevo dire che la provincia di Gorizia, esattamente è stata fatta una spaccatura tra, possiamo dire, tra, non so se posso chiamare Bega, Tramo, Falcone, Gorizia. Io direi che c'è più che altro, siccome c'è Ferruccio Saro, c'è Fontanini, c'è dall'altra parte Russo con Di Piazza, eccetera, c'è forse per me una bega tra Udine e Trieste, perché Senti, ma sappiamo perché bene. Saro è tanto interessato a Gorizia e Isontino? Ma Cioè, no, io avete possiamo l'oro dire. sottoterra? Petrolio. Ma no, dalla Petrolio? discussione che è stata evidenziata sabato in questo convegno fatto dall'associazione Andrea Romoli. Alla fine Sara non è che era proprio, come dire, negativo oppure contro la provincia di Gorizia. La provincia di Gorizia non ha in questo momento delle idee corrette del futuro della provincia. Ricordo e cito nuovamente che questa per me è una bega da Trieste, tra Trieste e Udine, perché sappiamo bene, io sempre alla fine ho sempre detto, proprio in quel convegno, ho detto non c'è problema, possiamo fare anche una provincia autonoma della provincia di Gorizia, come è stata fatta la contea di Gorizia, dove Cervignano era dentro, dove c'era Duino Rosina, eccetera, e sappiamo bene che Gorizia era allargata fino al Tirolo, facciamo una provincia autonoma come hanno Bolzano e abbiamo tutte le nostre idee che sono autonome interno a questa nostra provincia nuova, possiamo chiamarla. Senti Pisani, fa gola in realtà a certe aree di Trieste fa sicuramente gola avere se non altro Monfalcone. Gorizia non credo, ma Monfalcone sì. Non è, io ho questo sospetto, non so se tu ci hai pensato, che in realtà proprio perché tutti questi annunci alla fine sono stati fatti da Roberti a Trieste. E sappiamo che Roberti, insomma, non l'ha mai nascosto, avrebbe come ambizioni di fare il sindaco del capoluogo regionale dopo di Piazza. Non è che lui per accontentare, per coccolarsi certe aree, che poi dopo significa voti, l'ha buttata là così può dire oh, io ci ho provato, poi questi non hanno voluto. Perché cioè, il modo, alla fin fine, il modo con cui è stata fatta questa operazione, questa boutade, ragazzi, è a concorrenza col centro-sinistra e con la giunta Serracchiani per metodologia, anzi neanche, forse si è riuscita ad arrivare peggio. Diciamo che di proposte differenti, poi anche per andare a cercare voti piuttosto che costruirsi i propri territori, ne abbiamo sentite parecchie in questo momento. Devo dire che quando ho sentito Di Piazza in questo momento, almeno quanto dice lui, non ha grosse intenzioni di andare a fare provincia insieme con Gorizia, eccetera, eccetera. Le proposte di Roberti, devo dire che dobbiamo sentirle nei prossimi giorni, quindi vorrei capire come questa giunta regionale andrà a sistemare queste province, queste UTI o chiamiamole, come ho detto prima, cantoni. Io credo che alla fin fine, dopo qualche anno di discussioni, di confronti, eccetera, andremo a finire a rifare le quattro province, e non sono d'accordo, a rifare le quattro province con evidentemente qualche cambiamento operativo sulle province, ma anche per un fatto storico, per un fatto che la gente, almeno parlando in giro, vedo che non è tanto propensa ad avere altre forme differenti, si tornerà a quello che era il sistema di qualche anno fa. Senti, io però ho sentito parlare Roberti, alla fin fine parla di super provincia, ma forse non sappiamo anche lui cos'è la provincia. Fermo restando che però è vero, è molto difficile per un triestino capire la provincia, perché comunque Udine per estensione territoriale, o già Gorizia dei compiti più ce l'aveva, quella di Trieste veramente era
inutile, però non è che perché quelle finestre di Trieste è per dare un senso a Trieste devi mettere dentro anche l'Isontino. Sì, sai cos'è? Cioè, il parlare di mettere insieme di qua, di là, eccetera, eccetera, poi da persona pratica, operativa, come secondo me un sindaco deve essere, perché poi alla fin fine devi far combaciare il bilancio, devi far contenti i tuoi cittadini, devi cercare di mandare avanti, come si dice, la baracca. Allora io dico, aspettiamo di vedere almeno una proposta sulla carta, di vedere cosa vuol dire questa proposta e poi credo che avremo più elementi per cominciare a discutere, Senti, c'è una. perché sì, se no restiamo tutto sul pur parlare. Senti, c'è una cosa molto brutta che Di Piazza ha detto qualche giorno fa, che a me non è piaciuto. I comuni saranno costretti a fondersi, basta con i comuni piccoli, perché verranno costretti proprio per il discorso del turnover, che se 5 vanno in pensione, ne puoi prendere solo uno. Ecco, una cosa brutta. Che a me è sembrato vedere un po' quello che è stato fatto con le province, cioè gli tolgo soldi, gli tolgo competenze, gli tolgo tutto, così poi dico che sono inutili. Comunque il municipio rappresenta un'identità. Bravo. Onestamente, ho capito, ma se E no, avete infatti. 900 anime, non, No, cioè, è allora. perché a parte che se mettereste un po' più di illuminazione pubblica, luce un po' più forte sarebbe No, no, meglio abbiamo perché il messo municipio. l'illuminazione a LED in tutto il comune, quindi stiamo risparmiando anche dei Sì, soldini. però credimi che c'è ancora poca luce. Io so che non è bello avere troppa luce, però Allora, se abituai alla città è un po' diverso. Va posso bene dire, per i cinghiali. ho capito dove vai, nel senso che la piazza di Repen, e qua lo dico pubblicamente, ho avuto queste critiche anche dai miei concittadini, è poco illuminata. E quella, mi prendo tutta la responsabilità, è stata una mia scelta, nel senso che sono convinto che abbiamo troppa luce, e quindi apposta abbiamo tenuto una Abbiamo luce capito che il sindaco più tenue. è tirchi, che No, vuole il risparmiare, perché luce sindaco a si prende LED, anche le proprie a basso responsabilità. voltaggio. Tornando a quello che dicevi prima, secondo me non è da qualche anno, ormai da parecchi anni, si sta cercando in qualche modo di far fondere i piccoli comuni, di togliere, di Ma far perché comuni farli grandi, fuori? Che è farli diverso. fuori, ecco. Perché tu puoi anche unire i due municipi a livello tecnico, Sono d'accordo. ma il sindaco, proprio quel che Sono prende. d'accordo, ma infatti noi, Quanto prendi tu? esempio mio, poi te lo dirò, esempio mio del nostro comune è per esempio adesso con quota 100 nel giro di 7 mesi mi va in pensione metà comune, cioè metà del personale del comune, e quindi è gravissimo. Noi abbiamo sempre sopperito a questa mancanza, a questi problemi, facendo convenzioni, cercando di fare strategie insieme con gli altri comuni, cercando vari sistemi tra i cantieri di lavoro e quant'altro per avere, addirittura nel nostro comune abbiamo portato avanti dei progetti ormai da 4 anni di lavori socialmente utili, facendo lavorare i richiedenti asilo presenti nel nostro comune, quindi per quello che concerne la pulizia, lo sfalcio e quant'altro, quindi ci abbiamo tirato avanti Adesso così. con il reddito di cittadinanza puoi fare quante ne vuoi, visto che devono fare almeno 8 ore a settimana. Faremo così alla fin fine. Ti troverai il dirigente, ti troverai il funzionario del comune che sei solo 8 ore a settimana perché non costa, perché è uno che ha reddito di Ma cittadinanza. se mi danno reddito cittadinanza per quello che concerne certe funzioni mi va anche bene se mi mandano le persone, perché credo di far stare a casa le persone e dargli il reddito cittadinanza secondo me non va bene. Senti, ma come si concilia? So che non c'è da dire, ma come si concilia il reddito di cittadinanza con la Lega, che è proprio l'esatto contrario dell'assistenzialismo? Cioè, non ho capito veramente sta Me cosa. lo sto domandando io da parecchio tempo, perché secondo me questo reddito di cittadinanza si va a scontrare direttamente con quelli che sono i presupposti e le basi della Lega, e quindi, ma non solo credo in questo caso della Lega, anche di qualcun Tante altro. cose, siamo già a 30.000 firme raccolte per la proposta di referendum per l'abolizione che lo sta facendo Grande Nord, che sono ex leghisti che si sono stufati di questa linea non naturale della Lega, e insomma, anche lì.
Diciamo che sul reddito di cittadinanza di nuovo è stato fatto tutto in fretta, senza pensare, senza meditarci sopra, senza andare a vedere negli altri paesi quali sono i modelli che funzionano su questo tipo di reddito, che può essere anche necessario, credo, in un paese sviluppato, in un paese che guarda in avanti. Però, ripeto, secondo me di nuovo è stato fatto un pastrocchio. E quindi Poi scusa, mi anche le domando, carte a Poste Italiane e alla gestione dell'INPS, cioè peggio no, di così non più che altro potevate. mi domando a ottobre dove troveremo i soldi per coprire questi costi. Io credo che purtroppo la popolazione, l'elettore italiano si accorgerà di questi errori quando comincerà ad avere 20% in meno di pensione in Sì, busta a anche perché fine quota 100 mi pare sia mese. abbastanza una fregatura, peraltro, anche quella. Anche quota 100, come dicevo prima, rappresenta grossi problemi operativi, ma anche altri problemi che verranno a galla tra poco. Andrea, torniamo un po' appunto al tema che volevo appunto affrontare. Al di là diciamo dei, chiamiamoli fili governativi o comunque delle confederazioni e della Slovenska Skupnost, la gente in giro, vostra, ne parla, non gliene frega niente, perché a volte ho l'impressione che ne parliamo, ma il cittadino gliene può fregare di meno. Fregar di meno, forse la pensiamo così, noi nel senso quelli che in qualche modo siamo amministratori, non è proprio così. Certamente dipende molto dalla promozione che vengono fatte i media, i social, eccetera, eccetera, e poi in qualche modo poi si gira una vo e in qualche modo va a votare. Certamente in questo momento c'è, possiamo dire, una valanga, no, del problematica dell'immigratoria, e questo qua ovviamente suscita una propaganda interna dello Stato, vuol dire dei cittadini italiani, e ovviamente qua premia la Lega proprio per questo motivo qui. Sì, però Se come. io, ma è così, purtroppo in questo momento è così. Io mi collego a quello che è stato detto proprio poc'anzi. Io sono stufo a sentire che dobbiamo fare chiudere comuni, fusioni, eccetera, eccetera. Primo, sono stati presi in giro per le UTI, nel senso che sono state chiuse le quattro province dicendoci che risparmiamo nel momento in cui facciamo 18 UTI. Nel momento in cui abbiamo fatto 18 UTI abbiamo messo direttori che costano di più di tutto il sistema elettivo che erano le province. Chiudiamo, fondiamo, in qualche modo facciamo delle fusioni tra i comuni e lasciamo stare le zone a desiderare e così avanti. Siamo stufi, sta roba qua. Non è possibile che in qualche modo non dobbiamo in qualche modo trovarci in un sistema corretto e giusto. E poi paga sempre Gorizia. Su tutta la regione non capisco perché deve pagare Gorizia. Basta, non può pagare Gorizia. Che poi tra le altre cose, no? Io anche faccio un ragionamento pratico, ma che ci va a lavorare poi nelle nuove province che comunque hanno paghe molto più basse rispetto a. Prendi i forestali, cioè i forestali che sono sotto la regione con tutti i benefit che hanno, ma figurati se uno torna in provincia. Sì, la forestale di Sicilia, dove le mettiamo? Sono 30.000. Cioè, il mio problema è che ormai sono stati piazzati tutti. Ecco, no, Bruno Marini forse in provincia ci andrebbe se ne mettiamo un posto dai 2 di pomeriggio. No, adesso non sto scherzando. Cioè, comunque, se tu fai un ente in 30.000 nuovo, come minimo devi lasciargli la paga Certo, attuale. questo Ma infatti è abbiamo stato. anche delle province minori della provincia di Gorizia, che sia ben chiaro, in Italia. Perché dobbiamo essere sempre i primi, come è stato fatto la chiusura delle nostre province, per, come dire, e sappiamo bene che la regione Friuli-Venezia Giulia è l'unica che non è la provincia. Siamo proprio dei stupidi che stiamo chiudendo certe cose che poi alla fine nel centro Italia o nel sud dell'Italia è tutto l'incontrario. E poi dobbiamo dire una cosa, proprio questo è un errore delle UTI, nel senso che c'è stata questa migrazione di personale delle province in regione, dove in regione evidentemente sono sovraffollati, diciamolo così, e non sono partite tutti quei servizi che dovevano offrire le UTI, e
Io penso che la nuova riforma dovrebbe andare proprio in questo senso, cioè noi dobbiamo mantenere i piccoli comuni perché credo che siano un Sindaco, però costano vantaggio. di più alla fine, no? Se sono No, passati in i piccoli, sì, regione, ah sì, il alla personale fine sì, questo costa di qua più, è ma stato messo quello in conto. è Ma anche questo. perché se Non sono ritornano stato indietro, messo lui in conto. dovrebbe pagare più. Ma questo non possiamo ormai, Adesso credo, ritornano sarà molto indietro. difficile fare un confronto sindacale su queste cose qua. Io penso più che dovrebbero essere la riforma, prossima riforma, prevedere in seno a questi nuovi enti, questi servizi, perché quello che vado dicendo sempre nel mio comune no, no, non è importante chi fa le paghe o lo fanno a Mugia piuttosto che le fanno a Monfalcone, l'importante è che il cittadino abbia la persona, abbia lo sportello, abbia il servizio che fino adesso i piccoli comuni danno, cioè il fatto che vada al sindaco, espone i propri problemi, cerca le soluzioni e così via. Questo possiamo garantire dando questi servizi, riunendo questi servizi che non Si sono. potevano anche fare prima, non è che Ma adesso certo, bisogna. Sì, però scusa questa era la un attimo, la mia proposta. domanda è questa: non si può, anziché fare queste cretinate, visto che ormai le province sono cancellate e nessuno vuole tornare indietro alla fine di tutto, Non è perché? vero, qualcuno alle elezioni ha in qualche modo fatto la promozione per la propria vincita nella regione Friuli-Venezia Giulia dicendo che riattiviamo le province. Lo Allora, la mia dimentichiamo domanda è sta. questa. Quanto prendi come sindaco, adesso sei nella fascia più bassa? Sì, arrivo sui 600 netti, ma calcolando che non ho rimborso spese, che non ho Praticamente cellulare. vieni mantenuto la moglie, dai, No, praticamente. devo lavorare, praticamente. Tra le altre cose, ricordiamo Un anche un paio di sindaco, scarpe. proprio perché fa veramente tutto, devi farlo a tempo pieno, di fatto. E infatti ormai l'impegno è diventato notevole. Faccio solo esempio, per esempio, dell'ultimo. Un altro problema che non è stato verificato è che noi, faccio l'esempio dell'UTI Giuliana, siamo, chiamiamolo un CDA, l'Assemblea dei Sindaci, che abbiamo un bilancio di 120 milioni di euro anno, e con tutti i rischi, con tutte le procedure, eccetera, eccetera, evidentemente tutto questo lo facciamo gratis. Sentite, io ho 2 minuti ancora. Quello che vorrei capire, visto che tra l'altra cosa Roberti si dimentica che si era fatto tutta una serie di passaggi, a Roma, prevista la Costituzione, che quindi non è semplice, tenuto conto che è già un miracolo se questo governo arriva al 2020, stiamo facendo solo fumo? No, non è che Tanto no, stiamo non cambierà facendo nulla. fumo. C'è bisogno in qualche modo come identificare queste nuove province col nome provincia. Possiamo chiamarle anche in un altro modo. Ripeto nuovamente che la provincia di Gorizia vuole diventare ancora avanti un'area come la provincia di Gorizia. Poi se si chiama Pinco Palla o se si chiama Bianco Rosso, vuole essere la provincia di Gorizia. Così è stata fatta la mozione del comune di Gorizia, così abbiamo presentato l'altro giorno con la botta e risposta con Ferruccio Sara, e così lo vogliamo. Secondo me, cioè l'augurio che faccio è che, anche perché ormai sono a scadenza, quindi potrei dire più di tanto non mi tange, però secondo me io l'augurio è che questa volta questa riforma sia più ponderata, sia verificata sull'operatività, poi effettivamente su tutte le cause, su tutte che può portare una riforma, e poi la chiamiamo Land, la chiamiamo Cantone, piuttosto che Superprovincia, eccetera, quello secondo me non è importante. Quindi io mi auguro che l'assessore Roberti vada e si consulti, che senta un po' quello che poi il volere dei sindaci, il volere del territorio e che cerchi Però di non è fare. bello vedere una parte dei sindaci che poi sono di quel tuo partito, Ma gli altri li vedono posso dare successivamente. una Cioè, non è battuta? modo. Ma posso dare una battuta? Non è un problema. Se i sindaci del Carso non vogliono Trieste, che vengano con la provincia di Gorizia. Oh, e banda là Diventiamo dentro. autonoma tutti insieme, siamo vicini al confine, abbiamo sicuramente delle radici che sono la Repubblica Slovenia, facciamo la nostra, come dire, Repubblica con l'area più larga. Se così, se sono i sindaci d'accordo, perché no? Allora, io ringrazio il primo cittadino di Moro che Pino. se no dopo mi linciano, di Morupino,
è più facile quando facciamo partire lo Sluga Tabor, che tra l'altro sta andando benissimo quest'anno la Sì, squadra. esatto. Ringrazio Walter Bandel, ci vediamo la settimana prossima e parleremo ancora di questo tema perché andremo proprio a prendere tutte le singole anime del territorio, perché appunto, come più di qualcuno ha voluto ricordare, sì c'è Trieste, sì c'è Monfalcone, sì c'è Gorizia, però Monfalcone e Gorizia assieme comunque rappresentano la metà, anzi meno della metà, rappresenta circa la metà della popolazione risontina. Quindi è giusto sentire tutte le anime. Grazie, arrivederci.